con noi un personaggio particolare. È un amico, si tratta di Jim Jenkins della Queen Production. Cosa avrò detto mai? Allora, vedo che lo conoscete già, lui è un grandissimo collezionista di tutto quello che riguarda i Queen, della discografia dei Queen, comunque di tutto il materiale prezioso che so che tanti di voi vorrebbero avere nella loro cameretta, magari qualche bel poster da appendere o qualche disco importante. Ebbene, qui per presentarci un'iniziativa molto particolare che permetterà all'ASA, l'Associazione Solidarietà AIDS, che ha organizzato The Show Must Go On, ovvero la manifestazione di questa sera, di ricavare dei soldi. È veramente un'iniziativa importante. Io vorrei che fosse lui a parlarcene direttamente e quindi fate un bel applauso per accogliere Jim Jenkins. Buonasera. È un piacere essere qui a Milano. L'ha imparato apposta per noi, eh? You learn it for us. I can't speak any more Italian. I've been learning that all day. Non posso parlare l'italiano, questo è tutto quello che ha imparato, ma non importa. Io cercherò in qualche modo di farvi da intermediaria, quindi farò le domande in inglese, prima in italiano, poi in inglese, tradurrò quanto lui ci dirà. Allora la domanda che vi faccio adesso è di parlarci di questo disco. Dovete sapere che nell'era dei CD si presenta con una novità che riguarda un vinile, più precisamente un disco 45 giri. So, you're coming with a new record. A brand new record that has been especially made for this event today. It is a record, the single The Show Must Go On, but this is a special one. It's 2000 edition and it's been produced in red vinyl. But this record, all the money from the record is going to go to the ASA AIDS charity in Italy. So if you go and buy this record, all the money will go to the worthy cause to fight the AIDS disease and will help people living with HIV and AIDS in Italy. Ha portato un regalo speciale per noi, un video. Before we show the video, I'd just like to say thank you to EMI Italy for producing the record and to Raphael Rola for helping out, Jim Beach and the We Will Rock You Boys and of course the ASA charity.